Maurizio. Cognome. Pulina. Data di nascita. 9/10/1981. Professione. Attore e regista. Segni particolari. Internazionale. Molto internazionale. Appena tornato da Los Angeles. Buongiorno, buongiorno a Maurizio Pulina. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a voi. Gli aggettivi che mettono i miei colleghi. Un'altra eccellenza che fa parte di un tessuto artistico che in Sardegna ha veramente molto da raccontare. Ma non solo, perché poi si va dall'altra parte del mondo e su 8 nomination si vincono 6 premi. Esatto. A Hollywood, che non è proprio, capisce, Pirri da Mariucci a prendere, certo, il cappuccino. È Hollywood. Lui arriva dal Alghero, per quello che è sempre in viaggio, ha fatto tanti chilometri anche stamattina. Beh, raccontaci innanzitutto questa ultima parte, questi ultimi giorni che ti hanno visto così tanto protagonista. È legato il tutto alle serie sul web, però. Esatto, le sì. Web series. Ma guarda, è stata un'esperienza incredibile, perché noi siamo partiti, diciamo, dalla Sardegna, Sponda Roma, con una serie web che ha avuto dei buoni, diciamo, dei buoni ascolti, delle buone view, chiamiamole così, sì, perché sul web bisogna parlare si chiama... così, esatto. Gli ascolti sul web sono le view. Sono le view, un western, diciamo, che incrocia un po' le strade di Sergio Leone e Tarantino, quindi si omaggiano un po' questi due, soprattutto ma Leone. Ma hai girato anche Oristano, anche tu, come quelli? Abbiamo girato in Ogliastra, prevalentemente tra Villa Grande, Golgo, Baunei, Tortolì, e poi ambientato nel Messico, avete detto. Eh sì, perché le zone dove poi, infatti Golgo soprattutto ricorda molto quella zona lì, perché c'è una chiesetta che abbiamo sfruttato per una scena, proprio la prima sequenza che si vede nella serie. E tant'è che gli americani mi hanno chiesto: ma siete dove avete girato? Non avevano capito che avevamo girato in Sardegna. E quindi si sono meravigliati del fatto che comunque la parte qualche cosa legata alla vegetazione, che chiaramente di macchia mediterranea, le zone sono incredibilmente belle, perché diciamolo, noi abbiamo in Sardegna un paradiso che ci invidiano un po' in tutto il mondo. È verissimo. Lo abbiamo sostenuto poco fa, sì. Non so se fossi già arrivato, facendo vedere quel video che Caccio appunto che rappresenta l'Expo la Sardegna. Detto questo, però, il contenuto, al di là dei paesaggi, è poi quello che ha contato per le sei, esatto, diciamo, i sei premi presi. Sì, è stata dicendo le sei statuette, ma no, non credo fosse. Sì, no, non erano statuette, sardi, quelle sono. Scusa, ma gli attori erano tutti sardi? Tutti sardi, tranne uno che è romano, anche se ha fatto un cameo, però proprio la truppa anche prevalentemente sarda, sì. Beh, diciamo il valore aggiunto, il grosso voleva arrivare, questo rafforza anche il talento sardo, certo. No, infatti siamo orgogliosi di aver portato comunque la Sardegna al di fuori dell'Italia, quindi aver sbarcato un po' le frontiere americane con questo western che, seppur breve, perché sono puntate da 10, 12, 15 minuti, quindi in un'ora più o meno si vedono questi 4 episodi, abbia, insomma, coinvolto così tanto gli americani da decretare questo risultato. Senza andare troppo lontano, sulla mezz'oretta sono 30 anni che Beautiful ci va avanti, sì. Cioè, nel senso, non sul web ma sulla TV, ma comunque quella roba lì dura mezz'ora, esatto. Quindi il contenuto o il tempo di durata di un contenuto importante c'entra relativamente. Se dipende. Il contenuto è molto accattivante. Beh, infatti, sulla falsariga di Sergio Leone, quindi sarà una scena terrificante di violenza, di spari, di c'è intrighi, di tutto. Tutto c'è. Tutto, spari, duelli, diciamo, c'è whisky, sigari, cappelli, pistole, insomma, c'è molto. Ecco. Prego, prego, stavi continuando. Sì, no, Mauro Aragoni, che poi è il regista e l'autore insieme a Roberto Comida della sceneggiatura, ha tirato su questa squadra, coinvolgendomi anche in veste di, oltre che di attore protagonista, in veste di casting, perché poi io, avendo una scuola di teatro ad Alghero che si chiama Spazio T, che dirigo con la mia socia Chiara Murru, abbiamo fatto più di una volta anche i casting per determinate cose, e quindi sono riuscito a rilevare delle professionalità, magari di persone che hanno già lavorato con noi, tipo Antonio Luvinetti, che guarda caso ha vinto insieme a me miglior attore protagonista, quindi è stata proprio una bella soddisfazione riuscire a fare breccia nel cuore degli americani, che sotto sotto comunque
anche se hanno tutto lì, e il cinema spacca in ogni settore, in ogni categoria, qualcosa dall'Italia gli affascina sempre. Devono prendere sempre atto, no? Soprattutto ancora di più per noi qualcosa dalla Sardegna, certo. Perché è ancora più bello poter dire che parta proprio da quest'isola, come tante cose del resto. Bene, andiamo a vedere un clip. Abbiamo preparato un piccolo showreel delle cose che hai fatto. Fantastico. Lo ha fatto DJ Fabietto come sempre, quindi vediamo questa prima parte, poi nel prossimo segmento vedremo anche la seconda. Tutti, io sono Maurizio. Ti infilo una bella penna su. Vai. Buongiorno a tutti e benvenuti. Mi sentivo il re del mondo. Io volevo sempre sentirmi così, forte, capace di affrontare qualsiasi cosa. Ho cominciato a farmi di tutto. Coca, pasticche. Era il mio pensiero fisso. Più importante della mia ragazza, degli amici, di tutto. Per una pista ho fatto cose che non avrei mai creduto. No. Pronto. Vai, ti prego, cazzo. Ti prego, no. No, ti sposi? Ma è fantastico. Sì, volentieri. No, no. Ti faccio da testimone. Vaffanculo. Vaffanculo. Vaffanculo! Ai, cazzo! Su Soccer Planet l'identità del calciatore è certa, poiché verificata accuratamente. Quindi niente piccoli fan che si spacciano per calciatori famosi con account falsi. Ciao a tutti, sono Federico Peluso, corro nudo nei prati. Non c'è nessuna lepre lì dentro. Ci sono delle teste. Teste umane. Non farti strane idee. È solo un modo più semplice per riscuotere. Pensa che, per essere sicuro di eliminarti, mi ha addirittura ridato la pistola. Con un solo colpo in canna. Questo è un po' del lavoro che nella carriera appunto Maurizio Pulina ha fatto tra fiction e soap opere Rai, piuttosto che Mediaset e quant'altro. Tra l'altro adesso, prima di andare in pubblicità, sì, e prima di salutare il presidente Mameli, che andrà a raggiungere a questo punto Alberto e Gennaro e tutto il resto dei compagni della gradinata che vedrete stasera alle 21 su questa rete, per parlare del niente e parliamo dei drammi del Cagliari, scusa, no, niente. Pensavo del niente, perché non c'è una disamina sulla da dire ormai. Cagliaritana. Ah no, ecco, vieni Gennaro, prima andare in pubblicità. Buongiorno a te, vieni pure da questa parte, così. Un cattivo, guarda, io sono a disposizione. Facciamo, ecco, un cattivo a disposizione, vieni, che tu sembri più però Totò nella versione di Totò e la banda. Esatto. No, dicevo di parlare del niente, perché cosa c'è di cosa? Del niente. Di cosa? Parliamo delle disgrazie, delle fatalità calcistiche, anche le disgrazie. Va bene, va bene. Guarda che lei è ottimista, eh. Ma comunque era raffreddato, sì, raffreddato, non ha dormito stanotte. Comunque, facciamo cose serie. Vado via da questo momento e andiamo in pubblicità. No, volevo dire comunque, che io non sto scherzando, sembra un cattivo. Sì, lui c'è, se ci serve. Allora dopo il numero di telefono il casting lo fa lui. Va benissimo, perfetto. Però a proposito di voci e di cose belle, stavo ascoltando quest'ultima parte di clip, la voce di Maurizio assomigliava, gli ho detto: "Ma tu hai fatto
doppiaggio, lui ha detto sì, insieme a Luca Ward, che è insomma uno dei più grandi doppiatori. Ho studiato con lui, esatto. Poi ho fatto le mie cose. La voce in quel momento mi sembrava quella del doppiatore di Tom Cruise, e molti glielo dicono, in effetti, sì, è quella lì, insomma. Beh, quella lì, nel senso che assomiglia molto a quella lì, poi non è quella lì. Però mi ha fatto venire in mente proprio Tom Cruise, quindi vuol dire che qualcosa hai suscitato, qualcosa di vero c'è. Cioè, spesso si assomigliano alcune voci. Alle 21 stasera questi due uomini insieme al resto della truppa li troverete sulla gradinata appunto Sport a parlare del Cagliari, del Cagliari. A tra poco! Anche se è una disgrazia del Cagliari. Capisco. Allora, torniamo invece a parlare di ciò che è la carriera di Maurizio Pulina, quindi tutto questo accade attraverso il mezzo più conosciuto ormai e più utilizzato soprattutto dai giovani, o perlomeno da chi vuol farsi vedere e notare nel mondo, cioè il web. Però questa è la tua idea di successo, cioè lì dentro, oppure questo è il mezzo perché poi tu possa trovare anche delle vie al cinema, piuttosto che nelle serie TV? Sì, guarda, il web oggi è diventato più che mai uno strumento. Chiedo di stare un pochino più vicino sì, al microfono. Uno strumento che i giovani, soprattutto i giovani, ma non solo i giovani, utilizzano per scegliere quello che vogliono guardare. Quindi anche le produzioni che poi investono nei prodotti, diciamo, sul web, stanno iniziando a capire questa cosa. Le serie web sono nate, almeno io che ci sono poi non da moltissimo all'interno, sono nate nel 2010 più o meno. Infatti l'LA Web Fest a cui abbiamo partecipato è nato proprio nel 2010, quando si sono verificate la signora Giovanna Los Angeles Web Fest. LA, giusto, Los Angeles. Qua ci confrontiamo con un pubblico che è magari meno abituato al computer, ecco. Giusto. Se vuoi, la fascia oraria è un po' quella, magari anche no, però. E quindi niente, tornando alla tua domanda, io penso che possa essere sia una cosa che l'altra, cioè o un trampolino di lancio per chi ha bisogno di emergere, quindi farsi notare, ma anche chi invece vuole affermarsi in un settore che si sta comunque sviluppando, cioè quello del cinema nel web, cioè la possibilità di essere prodotti anche su diverse piattaforme che non possono essere solo YouTube, ma ce ne sono altre anche a pagamento. Facendo questa riflessione, allora il cinema, proprio come sala cinematografica, sarà votato a finire? Beh, già oggi. Perché qua è il discorso anche della televisione, no? Cioè questo computer, questa scatoletta meravigliosa che abbiamo qui davanti, dove tutto è contenuto, un po' va poi a mettere paura, no? Alla comunicazione, diciamo, originale, sì, o quella infatti, canonica. Io penso che in relazione a questa osservazione che stai facendo tu, la RAI già abbia, stranamente la RAI, perché la RAI è sempre quella che arriva per ultima. Sì, sicuramente Sky la prima. Esatto. Che... La RAI ha iniziato a produrre da poco, ha prodotto una serie web, non so ancora bene di che cosa parli, però so che hanno investito su una serie appunto sul web, poi loro... Poi bisognerebbe star lì a fare anche molto il discorso del investitore e introito, perché chiaramente il pubblicitario che va a vendere il web lo vende a un costo, quello che vende la TV o il cinema, diciamo, è un altro. Infatti i costi sono molto più contenuti per produrre una serie web. Ma poi non diventa, cioè, se mai dovesse, è come se domani mattina la benzina non fosse più l'elemento che fa andare la macchina, ma è l'acqua. Da domani l'acqua costerebbe un sacco di soldi. Infatti, al litro. Infatti è un processo che probabilmente permetterà che le due cose vengano sovvertite, cioè che vengano cambiate, cioè si passi, non dico che il cinema che il web prenda il posto del cinema, però penso che sia la nuova frontiera, quindi qualcosa succederà. Voglio mandare la seconda parte delle immagini, della clip che abbiamo preparato, e quindi facciamolo adesso, e poi negli ultimi minuti voglio capire a te come è nata tutta questa grande passione. Certo. Ma tu sei sicuro della tua eterosessualità? No, perché vedo che continui a disegnare uomini nudi. Ma se ne ho fatto uno. Da uno, sì. Julius Fan, stella del web. Questo spiegherebbe i tuoi album di disegni quando eri piccolino, vero? Europeo, quasi un anno fa, scompare dalla rete e dalla vita pubblica. Nessuno ha idea di dove possa essere. Qualcuno afferma di averlo visto per le vie del centro storico algherese con una ridicola parrucca. Ah, che culo. Oh! Eh? No, amore.
Che culo, nel senso di che c'è poco vento. Dobbiamo ancora finire di fare il giro della casa. Allora rimediamo subito. Mio padre ha sempre passeggiato incurante fra i giorni delle nostre vite. Era uno a cui piaceva comandare. E ancora oggi pronuncia frasi che feriscono la mamma. Ogni giorno un suo sguardo o una parola che ti faceva desiderare di essere sottoterra. A detta sua non dà mai un ordine, ma suggerimenti, mai obblighi, ma indicazioni, le sue, affinché lei capisca com'è giusto che una femmina si comporti e quali sono i ruoli in una famiglia. È la natura che decide. Però, in fin dei conti, decide sempre tutto lui. E spesso lo fa con le maniere forti. Meglio che sul campo non potevamo conoscerlo, quindi con la poliedricità nell'animo, perché i personaggi che hai interpretato in queste due clip sono davvero tutti, dal piacione al killer al western, quindi il sì, cowboy gringo, piuttosto che lo sfigatello, cioè, tutto. Ti piace tanto girare intorno a... Io penso che per un attore sia la cosa più bella quella di poter esplorare tutta una serie di sfaccettature che secondo me ognuno di noi ha, deve solo scoprirle. Fare sempre gli stessi ruoli per me non ha senso. Guarda, l'uomo che è andato via poco fa, io credo che abbia sbagliato un mestiere nella sua vita, anziché il sindacalista doveva fare l'attore, perché è davvero, però senza copione, l'attore senza a copione braccio. Perché se tu gli dai un testo, quell'uomo lì muore, non ce la fa. Gli dici cosa fare e poi gli dici fallo come, dillo come certo, lo pensi tu o come verrebbe a te, allora è perfetto, viene, è perfetto, certo. Sì, credo che ognuno di noi abbia un po', ma poi soprattutto, guarda, faccio un parallelo con una trasmissione che è tornata in questi giorni sulle reti nazionali, su Italia 1, cioè il karaoke, no? Bellissimo. Tutti hanno ormai sviluppato un'arte. Oggi il karaoke è un po' triste perché non c'è più nessuno che canta male. È vero, sono tutti bravi. E sono tutti bravi, capito? Sono allora preparati diventa, negli anni. Esatto, diventa un po'. Allora credo che anche nella parte non tanto teatrale, ma comunque dell'ispirazione cinematografica, ok, magari sì, uno si sente pronto per ci sia quella conoscenza o quella consapevolezza in più che tutti abbiamo un po' dentro l'attore che vive in noi, no? Perché nella vita anche quotidiana normale facciamo basta questo. Basta guardare, osservare, penso che tutti abbiamo la curiosità di guardare le voglio persone. Voglio sapere cioè... come è iniziato però per te tutto questo meraviglioso mondo e questa passione. Allora, per me inizia... parli proprio del cioè, mestiere d'attore o in il generale web? Come sei nato nella professione dello spettacolo in realtà? Io diciamo che quando mi sono diplomato ho fatto la scuola pubblica, eccetera, sono perito informatico, okay, per la cronaca. Che è anche interessante come diploma. Sì. Avresti dovuto fare scienze dell'informazione e poi fare l'università, ma esatto, volevo fare così, mi piacevano molto i computer, i videogiochi, pensavo un giorno di programmare, però ho sempre... Un nerd volevi diventare. Un nerd, okay, proprio come quello che ho interpretato. Okay. Niente, praticamente un giorno ho sentito proprio la necessità di fare qualcosa di artistico, perché mi sentivo molto chiuso, io da piccolo ero abbastanza, come dire, mi metteva a soggezione anche le persone quando mi parlavano, quindi ho per preso... Per combattere questa soggezione. Sì, sì, è nata così, che io volevo sentirmi un po' più accettato dagli altri, ho iniziato a fare teatro
in parrocchia. Poi da lì l'ho presa come una cosa seria, mi sono trasferito a 19 anni a Roma, perché lavorando in uno studio, mi ricordo, di una società, mi sentivo soffocato. Quindi, claustrofobia acuta era esattamente questo il sintomo dichiarato e prescritto dal medico. Esattamente, con farmaci annessi. Esatto. E quindi mi sono trasferito a Roma con l'aiuto dei genitori, soprattutto all'inizio, e ho iniziato a studiare l'accademia e poi capire che comunque, perché nei talenti e nelle passioni bisogna anche poi essere anche realisti, secondo certo, me, perché se una cosa funziona e vedi che va bene, se poi ti rendi conto che il tuo talento e la tua passione sì sono lì accennate, ma non ne avrai mai modo di fare una professione, bisogna un po' rimettere i remi in barca e dire vabbè, ok, cambio magari strada, trovare una strada parallela. È stato bello, davvero bello. So che mezz'ora sembra tanta, ma passa talmente veloce forse giustifica 200 e passa chilometri fatti in macchina, una sveglia molto presto, ma io tengo sempre a dire grazie ancora di più a quelli che arrivano da lontano per la vostra gentilezza. Voglio ringraziare voi innanzitutto di avermi ospitato, i due di Via Venturi, la Sardegna 1, in cui non ero mai stato ospite, ecco, così come in questo caso, e poi tutto il team di quella sporca sacca nera, certo. Mauro Aragoni, Roberto Comida, i produttori Giovanni Cabras, Fabrizio Fanelli, il mio compagno di viaggio proprio sul set, l'altro attore che ha vinto il premio protagonista, Antonio Luvinetti, poi Francesco Palmieri, insomma tutti e le musiche in di Antonio Manco. Bene, esatto. Bravo, complimenti. Grazie. Altra eccellenza sarda, Maurizio Pulina e il resto della compagnia che vi ho appena citato, noi felici di averlo avuto qui. A domani alle 8, grazie alla squadra, Stefano Perra, Gigi Perra, Cristian Manca e DJ Fabietto, Campana che suono io come ogni lunedì. Ciao!